L'occasione per incontrare il nuovo direttore generale e sanitario della Fondazione Giovanni Paolo II, il dottor Mario Zappia, è il convegno organizzato nella Sala Crucitti dal titolo Etica ed umanizzazione delle cure nel ricordo di Giovanni Paolo II. Piacevolmente impressionato dalla struttura di Contrada Tappino, a qualche settimana dal suo arrivo il bilancio è naturalmente positivo. Significative esperienze alle spalle, il dottor Zappia ha ricoperto numerosi incarichi ai vertici di importanti aziende sanitarie. Sul commissariamento della sanità molisana e sul ruolo che la fondazione vorrebbe avere in Molise confessa. Ce ne sono tante realtà commissariate, io vengo da una che non lo è stata, però è stata soggetta a piano di rientro, ho lavorato anche nel Lazio con piano di rientro, quindi ritengo che non sia questo il punto è cercare di fare delle scelte e non compete a noi, sono scelte politico-programmatiche della politica. Noi invece dobbiamo fare in modo che tutto quello che facciamo lo facciamo guardando il paziente, che pur se è una cosa che dicono tutti è quello per cui noi tutti esistiamo come strutture, come persone e come operatori sanitari. L'altra cosa è dare il massimo della qualità ai molisani. Io immagino la nostra struttura non in competizione con quelle molisane, ma immagino un'integrazione che mi dica il Molise cosa si aspetta delle cose che noi sappiamo fare. Poi il mio compito è organizzare al meglio per la regione quelle che sono le nostre offerte di salute e proveremo anche in mezzo a questo a dare anche dei margini di efficientamento, cioè a non spendere più tutti quei soldi che mi dicono sono stati spesi, ma ottenere il meglio dei risultati con il minimo della spesa. Il direttore della fondazione, 53 anni, medico, manager dalle idee chiare, ha già incontrato i vertici istituzionali della regione. Con loro c'è stato confronto e dialogo. Lei ha già avuto qualche incontro con i vertici della regione? Se sì, che tipo di rapporto si è instaurato? No, io ho avuto un incontro istituzionale con tutte le autorità istituzionali della regione, perché ritengo che per il ruolo, per la funzione che occupo, è importante far capire che io sono completamente a disposizione per la parte che mi compete. Ho visto anche qua un atteggiamento di disponibilità massima, so benissimo che non si può ragionare a senso unico, ma deve essere da entrambe le parti, cioè io da parte mia ho già detto alla regione, al presidente, alla dirigente e al direttore dell'ASM con cui abbiamo parlato, anche il direttore, la direttrice sanitaria con cui abbiamo parlato, che da parte nostra troverà sempre disponibilità per la parte di nostra competenza. Noi faremo tutte quelle cose che riteniamo di saper fare bene e soprattutto faremo tutte quelle cose che servono, e loro ci diranno, in base a quello che è un po' sia lo storico che il programmatico, tutte quelle cose che noi possiamo fare.